Eccoci, buonasera amici di FWG Sport Channel, siamo in una nuova puntata di Sports Kitchen. Visto che è il Natale, quindi da adesso, da questa puntata, cercheremo di fare il menù per Natale ma leggero, quindi perché sappiamo tutti che ci abbuffiamo, no, a Natale, quindi così potete, se mangiamo la cosa leggera, dopo potete mangiare quanti dolci che volete, quanti torroni che volete. Qui con noi Paolo Vidoz, come tutti voi magari sapete, no? Immagino. Buonasera a tutti. Nonostante, è anche un bravo cuoco, un campione e un bravo cuoco. Ti ringrazio, soprattutto sono esperto in cucina leggera, come si può notare dalla mia cucina. Oggi prepareremo? Oggi prepareremo crema di sedano rapa e patate con l'olio di sedano. Ecco, un menù leggero, infatti il mio panino con mortadella è già qua a parte che mi aspetta. È nascosto sotto il banco. Allora, direi che iniziamo. Abbiamo questa, come ingredienti sono semplici. Questa può essere anche la base di qualsiasi crema, qualsiasi verdura. A me piace questo abbinamento di patate e sedano rapa che è in stagione, e poi come base, come fondo di cottura, avremo solo lo scalogno, una noce di burro, olio extravergine di oliva, e poi come condimento sale, pepe e basta. Dopodiché frulliamo tutto con il mini primer meraviglioso di Ristotec e dopodiché avremo la nostra crema, e dopo vi insegno anche come fare questo olio di sedano per avere questo colore verde brillante. Direi che iniziamo, no Paolo? Ci dividiamo i compiti? Sì, io faccio bassa manovranza, presuppongo. Ma anche io adesso. Quindi iniziamo a spelare le patate, giusto? Sì, iniziamo a spelare le patate, mi aiuti a spelare le patate e io intanto taglio lo scalogno e metto un po' di olio qui. No, sono esperto nelle patate, perché quest'anno ho aperto azienda agricola e ho messo giù 40-50 kg di patate che consegnano nel campo. Quindi mi produci di fatto tutte qui? Sì, tendenzialmente è quasi biologica, anche se non si certificate. Perché siccome mio figlio lo cappucciava a scuola, come punizione ogni mattina lo mandavo a tirare sulle torrifere. Sai, le torrifere è una bestia che mangia tutte le foglie, no? E praticamente sei quasi il peggior nemico delle patate. E lui praticamente ogni mattina tirava su il suo vasetto di torrifere, sì. Non tanto felice né contento, però comunque alla fine il risultato delle patate è stato, diciamo, buono. Ho messo giù 4 tipi di patate che ho fatto. Quali sono? Adesso non mi ricordo tutti, però la Kenebe, che penso sia, che somiglia a questa. Sì, poi, ho usato quella bianca. Sì, poi ho messo la Virginia, e poi la Mona Lisa. La Mona Lisa è una patata che è molto famosa a Gorizia, perché vicino a Gorizia c'è un nightclub che si chiama Mona Lisa. Allora, quando i miei amici che dicevano come essere la patata, sì, Mona Lisa, sarebbe, tutti erano molto interessati all'acquisto. Cosa sarebbe questa Mona Lisa? Ecco, e poi ho messo anche la patata vitellotte. Vitellotte? Un viole? No. Sì, è una patata viola. Diciamo, l'aspetto non è molto felice, perché vederla per terra può sembrare, diciamo, qualche deiezione di qualche animale. Però in realtà è viola, piccola così, è una patata molto buona. Infatti la mia intenzione è, appunto, nell'agriturismo, di avere questi prodotti di nicchia un po'... No, deve essere meraviglioso, perché questo tipo di verdure non trovi facilmente, no, in commercio, e sono buonissime. Magari è un peccato, insomma, non riuscire ad assaggiarle, no? Ma quindi ci lavori tanto? Per adesso non ancora tantissimo. State a me il dito adesso, quando... No, tranquillo. Il coltello è enorme. Poi il sedano rapa è un po' duro, quindi sì, state attenti a casa. Se tagliate, quando tagliate così una cosa dura, è sempre meglio mettere la mano così non rischiate di perdere un pezzettino di dito. Ecco, allora... Tu, oltre a questa attività,
l'attività sportiva, sappiamo che avrai un incontro, vero? Sì, adesso il 16 dicembre con l'ultimo incontro della mia carriera, la difesa del titolo italiano dei pesi massimi che detengo da aprile 2002, quindi ormai quasi 10 anni che sono campione italiano. Faremo questa difesa contro Matteo Modugno, un incontro molto duro. Sì, non posso dire che mi sto allenando molto bene, infatti con benzina per 2 o 3 riprese e cercherò di vincere queste 2 o 3 riprese perché dopo il peso, il sovrappeso che ho, dicevo, lo sentirò. Quindi dicevo devo giocare bene le mie ultime carte. E dopodiché sarà il mio ultimo incontro e dopo se butteremo a lavorare, dicevo, dopo nell'azienda agricola. Nell'azienda agricola. Apriresti, mi dicevi, anche state per, insomma, per aprire un agriturismo. Sì, sì, diciamo, ristorante anche. No, più che altro agriturismo e per produzione, trasformazione dei prodotti che faremo. Infatti ho seminato un ettaro e mezzo del farro e più adesso ho iniziato a fare anche un po' di aceto balsamico, il mosto cotto che poi mi darà l'aceto balsamico. Probabilmente l'aceto balsamico non si può chiamare così perché c'è solo per demone, sì, solo infatti, per demone, e sarà pronto anche fra solo 25 anni. Quindi insomma sarà un condimento per le verdure dell'orto che faremo. Quindi l'idea è la voglia anche vedremo quel che succede, insomma. Dai, poi adesso, insomma, qua devo finire le patate, dove te la scozza? Così più o meno. Allora, mettiamo la tac, approfitto. Grazie. Che vuol dire che ti abbiamo bisogno di fare bassa manovranza? Guarda che anche io sto sbucciando l'italiano. Ecco, grazie. Allora, raccontami di MasterChef invece, no? Che è già finito così? Usa tu questo e io uso questo piccolo. No, ma è stata una bella esperienza, è stata. Ho visto pochissime puntate, dopo mi ha spedito immediatamente via. Guarda che noi ti guardavamo sempre a casa, io e mio marito, ti guardavamo per te, insomma, ridevamo come dei matti. No, è stata una bella esperienza, peccato appunto che si è durata poco, ma comunque lì era veramente dei cuochi, dei compagni che devo dire che erano molto più bravi di me. Però mega fatto come si chiama, piacere per fare questo programma, perché mega fatto anche capire cosa c'è un certo tipo di cucina. Lì la cucina che c'è era veramente delle persone bravissime a cucinare. E devo dire, no, non posso dire di aver imparato tanto, però mega aperto, diciamo, nuovi mondi nel campo della cucina. Per me una volta la cucina era cotechino, salsiccia, fritto, con l'aceto. E invece lì ho visto che si può fare veramente tante robe, tipo salsiccia, cotechino, salame, fritto, sempre quella. Fatto in altro modo. Ma guarda che però sono le cose buone che poi, insomma, se... No, quello che mi piace a me tanto è la cucina tradizionale furlana. Il problema è che c'è una cucina grassa, c'è una cucina molto calorica, perché una volta qua i contadini lavoravano la terra finite che si dura. E allora che aveva sicuramente non aveva problemi di pressione, problemi di cosa, perché comunque tutte le calorie che mangiava le bruciava. Adesso le calorie, insomma, non è che te le bruci stando in ufficio o facendo niente, e quindi insomma, diciamo, anche me devo stare un poco attento alla dieta. Ma adesso vediamo cosa che ha fatto. Adesso ti ha fatto il soffritto di scalogno. Sì, soffritto di scalogno con una noce di burro e poco di olio. Un po' di olio. Adesso mettiamo per prima. Buon profumo di forno, Se prendi una zuppa mi comincia già a venire fame. Allora, intanto metto il seleno rappa, ti aiuto con le patate. Sono proprio lento nel lavorare, effettivamente con queste mani grandi, se vedo che mi dà palla e picco, o una forca, perché sono un po' lentino, una cosa, una super velocità. Ecco, no, ho messo il sedano rappa per prima, perché il sedano rappa è più duro, quindi lasciamo cuocere un attimino, rosoliamo, vediamo quando sarà leggermente trasparente, aggiungiamo le patate, saliamo e pepiamo e dopo aggiungiamo l'acqua, non tanto, basta circa 2-3 dita sopra le patate, praticamente per coprire, giusto, per coprire sì. Basta. L'acqua non metteremo, l'acqua fredda, metteremo l'acqua calda che ti sta bollendo, giusto? No, l'acqua calda direttamente mi serve per l'olio, per fare l'olio. Partiamo da fredda.
Come mai? Perché sono i tuberi, quando insomma, quindi i tuberi va meno con l'acqua fredda. Sì, no, questo non sapevo. Quindi i tuberi tipo carote, sedano, così. Sono proprio un tubero, so, non capisco niente. È così. Boh, comunque mi ho fatto 3 patate e tiene anche una, quindi sono più veloce amico, deciso. Perfetto. Sei più lanciato, ma poi anche la prova MasterChef, insomma, era la prova di velocità. Ma quante cipolle avevate tagliato? Sì, lì ha fatto vedere che avevo tagliato un'ora e mezza di cipolle. La realtà del programma è che sono state 3 ore e mezza con le cipolle. No. Mi ha veramente massacrato. Ma 3 ore e mezza? Sì, era cipolle. Lunghissima quella prova. E poi, preso da attacchi di fame, ho cominciato a mangiare anche la cipolla. No. E per non essere eliminato, ho cominciato a minacciare i giudici di dare alitate un po' non proprio consone. No, c'è stata una bella prova, però si stanno veramente fatti cosa. 3 ore, ma veramente piangi, io non so come fai. Ti giuro, no. Ma di cipolle erano? No, se arrivati col camion, infatti come se arrivati il camion, se ho messo le mani nei cavei, cioè meno tanti cavei, però sono quelli che erano messi nei cavei, quindi è stata veramente una prova dura. Perfetto, qui ci siamo. Allora, l'acqua la sta bollendo. Ma intanto che si cucinano, sai che devi avere una bottiglietta di vino, magari per sfumare? Non sfumare il cazzo, sfumiamo, no, dobbiamo un bicchiere. Abbiamo un bicchiere di vino, ragazzi, della produzione. Vita. Qui no, c'è l'acqua del rubinetto. Ah. Allora, adesso iniziamo con questo. Allora, mi fido a te di condire. Allora, stiamo per fare con il pane raffermo dei crostini da mangiare assieme alla minestra. Questo è il pane, magari se avete del pane avanzato a casa, non buttatelo. Panveccio, insomma. Panveccio, sì. Sale, pepe e olio di oliva, poi il forno. Allora. Ma un po' portatile di sale, no? Come piace a te, io mangio poco sale. Ma per questo mi dà la pressione alta, però facciamo solo questo, mettere anche lì poco sale. Basta. Allora, mentre noi facciamo tutto questo, continuiamo a girare la minestra, andiamo in pubblicità.